alutelume, alume lume, alutelume, asana. Alutelume, alutelume, asana. Acqua cool, a Franca Quill, da Chieta, da Bucchiana, dalla Riba Teatina, dalla Volta Santa, da Manu Pelle. Applauso, applauso, applauso. Forza, forza, avete preso il caffè? Cappuccino, cappuccino. Cappuccino. Lute lute lume lume lute lume lute lume lute 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 lume. Tutti. Lute lute lume lume lute lume lute lume lute 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 lume. Lute lute lume lume lute lume lute lume lute 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 lume. Grazie, lute lume, lute lume. Il mio, il tuo, il mio, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo, sempre tuo. E allora, in tutti i santi di Francavilla non poteva mancare quello per me più importante, perché un cane, portava sempre un cane a fianco. Facciamo passare il treno? La chitarra un po' dentro, sì. Anche il sax dentro. Sì, anche un po' le voci. Allora, quest'altra si chiama Pellegrini. Fanno parte di un disco che sta per uscire. Il mio nuovo singolo è già online. Poi lo vedrete, lo vedremo insieme, lo canteremo. Buongiorno. Questa si chiama Pellegrini. Pellegrinaggio, capirete se siete un po' attenti. Che cosa si parla? Casa Canditella, pizzanghe la mortadella. Accesse sopra la coccia, gli abballeva le cocce, gli piaceva assai lui, ne veniva dalla Riba Teatina. E ci mette la gazzosa, ragazzina presentosa, verde rama ce n'hai data, ma la pomodoro mi sa seccata, seccata. E mulignane le melangole, mamma me t'hai detto l'ande, purto solo le marocche, che la ruste ma sande, rock, rock, rock. La ruste ma sande, rock. E alla rocca Montepiano arrivano quelle da Giuliano, portano ove sale e farina, fanno una pettola fina, 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 fina. Attenzione!
che poverella, la compagnia in un cacciunella. Ial che va tutta la ferita e Sandro che sa guarita. Ascoltra farisa, raponisa, bucchiano chisa, macchiano chisa, appicciano fuoco, sbattano bene, viva San Rocco, voi e domeno, a viva San Rocco, voi e domeno. E alla Rocca mi è stata sfullata, tenevo 3 anni, ma ricordo le piante, le case nostre abbandonate, le sul tetto ci hanno passate. E tutte cose s'hanno piate, e sotto e sopra ci hanno ammazzato. E se il dente ti fa male, prova un poco con la frutta, che ce la siamo vista brutta. Se pellegrino non sa cantà, non sa cantà. Se pellegrino non sa cantà, se pellegrino non sa cantà, non sa cantà, non sa cantà. Se pellegrino non sa cantà. Carmine Janieri, saxofono. Fabio Duronio, chitarra e voce. Graziano, grazie. Zuccarino, grazie. A dopo. L'amministrazione comunale di Francavilla al Mare, assessorato al turismo, vi danno il benvenuto a questo evento di presentazione del calendario degli eventi estivi. Ci anticipiamo ogni anno un pochino di più, vuol dire che siamo più bravi e che gli eventi sono sempre più numerosi per poterveli raccontare in anticipo. Prendono posto accanto a me il sindaco di Francavilla al Mare, avvocato Antonio Luciani, il suo capo di gabinetto Andrea Di Pecola, Cristina Rapino, consigliere comunale delegata alle manifestazioni e alle politiche giovanili. Vi dico 2 parole su Graziano Zuccarino, che si è appena esibito con 2 pezzi con la sua band, cantore dell'Abruzzo, delle storie profonde dell'Abruzzo. Arriva al 6° disco della sua carriera artistica, intitolato Lutè Lumè, l'abbiamo sentito. E una carriera divisa in 3 atti, quella di Graziano, che ha iniziato con la Nuova Agricola Associazione, band di folk music che l'ha consacrato come uno dei migliori parolieri del territorio, lo ha portato in Canada, in Gran Bretagna, in Spagna, poi ha proseguito la sua avventura con i Gazzirro, caratterizzati da un sound più metropolitano ed elettrificato, fino ad arrivare a questo album che è Lutè Lumè, del quale poi Graziano ci parlerà in maniera più approfondita. Io saluto tutti quanti voi, le associazioni, i consiglieri comunali e gli assessori dell'amministrazione di Francavilla al Mare, e direi di iniziare, di aprire questa mattinata e questa piazza con un grande applauso. La parola la passerei subito al sindaco di Francavilla, perché questa mattinata è particolare, la città la aspetta con grande curiosità, sono tanti gli eventi che dobbiamo presentare, però ogni anno si lavora per mantenere quel processo di crescita costante che poi fa crescere artisticamente e culturalmente tutta la città. Anche quest'anno possiamo vantare diverse novità sul calendario degli eventi estivi di Francavilla e non solo. Sindaco, ce li racconta? Beh, intanto buongiorno a tutti. Volevo approfittare per salutare gli amici amministratori che ci sono venuti a trovare. Vedo il sindaco di Ripa Tretina Ignazio Rucci, l'assessore alla cultura
del comune di Tollo, e non so se ce ne sono altri, ma mi perdoneranno e ci raggiungeranno, perché una delle novità diciamo, che abbiamo introdotto quest'anno in via sperimentale è nel nostro in quello che ormai è diventato un nostro classico, cioè il nostro libretto che spiega la nostra estate, è l'inserimento di una pagina dedicata appunto alle iniziative che vengono fatte dai paesi vicini al nostro, in questo caso nella vallata del Foro. Quindi troverete un'apertura, uno sguardo al territorio dove c'è l'iniziativa di Migliane, il comune di Miglianico, di Tollo, di Ripateatina, di Rocca Montepiano, di Crecchio e quella dell'Unione dei Comuni, Villavagna, Vacri, Ripateatina. Perché fare turismo significa mettersi a sistema, partiamo con questa cosa sperimentale e poi proseguiremo verso questo percorso. È proprio un percorso, perché se guardate qui, vi faccio vedere una cosa, se Cristina mi aiuta a mantenere il microfono, grazie. Questi sono tutti, è il percorso che noi stiamo compiendo, cioè dal primo libricino, che era quello dell'estate eventi 2012, cioè da quello del 2011, appena eletti non avevamo fatto in tempo la stampa, ma nel 2012, anno dopo anno, vedete che leggendo questi, diciamo, questi libricini scoprirete che il nostro è un percorso. Non voglio che prendermi meriti che non abbiamo, perché in verità il nostro unico merito è quello di essere riusciti a mettere a sistema tutte le associazioni e tutte le iniziative che ci sono sul nostro territorio. Ci sono oltre 40 associazioni, molti presidenti qui presenti, e ringrazio tutti, e a loro dico: il merito è vostro. Il merito è vostro perché avete voluto bene a questa città, ogni anno di più noi vi aiutiamo a mettere a sistema, e questo è il risultato. Ecco Sindaco, naturalmente il nostro ringraziamento alle associazioni, poi lo faremo, lo riprenderemo a fine conferenza in maniera anche particolare, però io vorrei che mi parlasse a questo punto del primo nuovo contenitore dell'estate, che è il Francavilla Rock and Love Festival. Francavilla Rock and Love Festival vedrà due concerti, il primo anno che abbiamo pensato a questo nuovo contenitore, due concerti, uno il 4 agosto qui in Piazza Sirena con Le Vibrazioni e il 10 agosto in Piazza Sant'Alfonso con Gianna Nannini, che sarà poi il culmine della nostra estate, vista l'accoglienza che i cittadini e i turisti gli hanno riservato sui social. I biglietti messi a disposizione stanno già quasi per esaurirsi in pochi giorni, quindi voglio dire un concerto molto atteso della nostra estate. Ecco, lo spieghiamo per chi non lo sapesse: il concerto di Gianna Nannini ha una formula doppia che prevede i posti a sedere a pagamento con due fasce di prezzo di 20 e 30 euro, mentre i posti in piedi resteranno liberi e insomma fruibili. Quella che possiamo chiamare formula Blue Bar, ormai sperimentata, esatto, nella nostra città, e che è un'altra formula che consentirà negli anni a venire, per noi siamo anche in questo caso all'anno zero, ma negli anni a venire consentirà la crescita ulteriore dell'estate di Francavilla. Ma non solo musica, ci tengo a dire, non solo musica, perché vedo il professor Carlo Tatasciore, che ha organizzato un grande premio Michetti, una grande edizione del premio Michetti col curatore Barilli quest'anno, e quindi ci sarà un momento di cultura molto elevato. Lo stesso professor Carlo Tatasciore che insomma fa in modo che ci venga a ritrovare quest'anno Massimo Cacciari con la sua Filosofia a mare, ricordo premiata dalla Presidenza della Repubblica, ma non solo cultura, quindi non solo cultura, non solo musica, ma tutto messo a sistema, e quindi un'estate dove ce n'è per tutti i gusti. Naturalmente tanti e tanti tipi di spettacoli, perché il target del turista ma anche di chi fruisce delle manifestazioni di Francavilla è variegato, e noi siamo contenti che sia così, però i grandi nomi della musica adesso ce li deve dire Sindaco. Beh, apriamo con Noemi, abbiamo già nominato Le Vibrazioni e Gianna Nannini, Nina Zilli 17 di agosto. Però il dettaglio poi lo dirà Andrea Di Pieco, e a questo proposito voglio lanciare un'iniziativa quest'anno: regalare 5 minuti a un'associazione. Allora, ogni anno che facciamo questa cosa inevitabilmente ci dimentichiamo di citare o nominare qualcuno. Succede tutti gli anni, a fine conferenza stampa abbiamo dimenticato un'associazione. Allora quest'anno al dimenticato gli regaleremo 5 minuti extra, quindi vi preghiamo, se non venite nominati o se alzate la mano, venire subito da noi in maniera tale che questa diventi, il problema diventi opportunità, come mi piace sempre dire.
Approfitto dell'occasione per dire che sabato avremo il campionato italiano paralimpico, avremo qui Alex Zanardi, che è un campione non solo nello sport ma nella vita, per quello che trasmette e quello che insegna. Chiediamo in quell'occasione un grande sacrificio alla città, perché la città verrà praticamente bloccata dal punto di vista, almeno la fascia mare, dal punto di vista della circolazione stradale. Quindi vi chiediamo quel sabato molta pazienza, perché fino a via Francesco Paolo Tosti, a partire dal ponte, non sarà possibile circolare, però abbiamo centinaia e centinaia di atleti che vengono, un campionato italiano, la presenza prestigiosa di Alex Zanardi, e per questo ringrazio l'assessore Libertini e soprattutto Pierpaolo Addesi, che si fa sempre promotore di queste splendide iniziative, e chiedo una pazienza, e scusatemi se uso questo mezzo, ai cittadini. Certo, sicuramente i cittadini saranno pazienti e assisteranno a questa bella manifestazione con grande entusiasmo. Rimanendo però nell'ambito della nostra offerta di spettacolo e di intrattenimento, Sindaco, quest'anno per la prima volta Francavilla potrebbe avere in questo luogo, che già l'anno scorso non ci saremmo potuti mettere così a presentare il calendario delle manifestazioni estive, ma comunque a Palazzo Sirena, per la prima volta il cinema. Sì, questa è una ulteriore iniziativa che abbiamo preso. Abbiamo pensato che questo auditorium, chi di voi lo ha frequentato e ha vissuto insieme a noi la stagione teatrale invernale, il nostro anno zero. Ieri sera c'è stata una rappresentazione teatrale di Brenno Placido, dove è intervenuto Michele Placido. Chi era presente sa di cosa parlo, è stato un momento veramente emozionante, bello da vivere. Questa struttura, dicevo, sarebbe rimasta di fatto chiusa in estate, perché in estate non è che si fa teatro o si fanno spettacoli all'interno, usiamo le nostre piazze. E allora abbiamo pensato di, con un avviso, con un bando, di trasformare questa struttura nel periodo estivo in un cinema. Io ricordo quando ero bambino e correvo verso il cinema Imperiale, o c'era anche il cinema all'aperto qualche anno prima. Ormai sapete, siamo una città senza cinema, e una città senza cinema non è una cosa assolutamente positiva, e quindi trasformeremo l'Auditorium Sinera in uno splendido cinema con due proiezioni al giorno, tutti i giorni, ed è un'ulteriore offerta che diamo ai nostri turisti ma anche ai nostri cittadini. E quindi venite anche al cinema a Francavilla quest'estate. Sindaco, una cittadina turistica che si rispetti nel momento in cui accoglie dei visitatori, specie nell'ambito di manifestazioni particolarmente caotiche, si aspetta di trovare anche un servizio adeguato. Premesso che siamo sempre stati sostenitori della mobilità sostenibile, del prendere la bici in luogo della macchina quando si può, quest'anno l'amministrazione ha deciso di offrire un servizio in più a chi arriva, e quindi è stato predisposto un piano di comunicazione specifico relativo alla sosta. Ci parli di questo aspetto? Sì, insieme ai consiglieri comunali, che vedo quasi tutti presenti, e ringrazio, consentitemi di ringraziare tutti i consiglieri e tutti gli assessori, perché senza lavoro di squadra non si va da nessuna parte, l'ho detto prima, abbiamo avuto un altro pensiero. Molti, mi è capitato per esperienza diretta, noi francavillesi diamo per scontato la conoscenza della nostra città, è normale, e ce l'abbiamo, però già quando una persona ci viene a trovare da una città vicina, da Ripateatina, da Chieti, magari qualche suggerimento su dove poter parcheggiare rispetto alla destinazione da raggiungere occorrerebbe. Siamo partiti da questo spunto, e da questo spunto abbiamo dato incarico a un vero professionista di mappare, di fare una sorta di ricognizione del nostro territorio. Faccio un esempio che è banale: a 200 metri da qua c'è un parcheggio in piazza 4 Novembre. Una persona che viene da fuori a vedere un concerto in Piazza Sirena è dispostissima a fare 150 passi a piedi dopo aver lasciato l'autovettura, però se noi non gli indichiamo qual è il percorso pedonale da compiere e qual è l'area dove lasciare l'autovettura, magari non lo sa e non ci riesce. Ecco, questo progetto tende a superare questa cosa. In una seconda fase tenderà a creare uno scambio tra autovettura e biciclette con il bike sharing, e tenderà a risolvere dal punto di vista fisico, a migliorare i percorsi pedonali che dai parcheggi ci conducono al centro della città. Grazie Sindaco. Adesso vorrei entrare nel merito del programma, vorrei entrare nel dettaglio, e farei parlare di questo Andrea Di Peco, che l'ha seguito da vicino tutta la costruzione passo dopo passo di questo calendario di eventi. Okay, grazie e buongiorno a tutti quanti.
Intanto vedo una bellissima partecipazione stamattina, e quindi se il buongiorno si vede dal mattino, secondo me sarà una grandissima estate. Poi volevo dire due cose velocissime. La prima, un ringraziamento a tutte le associazioni, naturalmente tutte le persone che ruotano intorno all'estate francavillese, perché sono veramente tante persone, spesso e volentieri ci troviamo in accordo, ogni tanto c'è qualche discussione tra di noi, perché questo ci fa capire che è un rapporto sano. Alla fine, tramite il dialogo, riusciamo a superare tutte le difficoltà e a creare questo prodotto. Un altro ringraziamento doveroso è quello da fare agli sponsor, quindi agli sponsor privati che ci hanno sostenuto quest'anno. Abbiamo creato insieme a loro una strategia, una partnership che consenta a loro di valorizzare il loro brand con quello che è un prodotto culturale abbastanza importante. E quindi grazie tantissimo a chi ha creduto sponsorizzando e mettendoci del proprio nell'estate francavillese. E poi naturalmente un ringraziamento ai consiglieri e agli assessori, perché questo lavoro lo facciamo di squadra, lo facciamo tutti insieme, e senza il loro appoggio e apporto questo prodotto non si realizzerebbe. Entrando adesso nello specifico del calendario, io cercherò di essere breve, ma di leggere più o meno non tutti gli eventi, ma la maggior parte. Allora, iniziamo il 26 e il 27 maggio, quindi sabato prossimo, con i campionati italiani assoluti di paraciclismo, quelli che citava prima il sindaco. L'1, 2 e 3 giugno iniziano degli appuntamenti in Piazza Sant'Alfonso che l'associazione Asterope ha realizzato. Ne parlo questa volta per tutti, perché poi sul calendario ci sono scritti tutti gli eventi, ma devo dire che questa dell'associazione è stata una buona prassi, perché mettendosi insieme sono riusciti a coprire praticamente quasi tutti i weekend estivi in Piazza Sant'Alfonso. Presenteranno tramite una conferenza stampa il loro calendario il 23 maggio. E quindi inizieranno 1, 2 e 3 giugno. Sabato 2 giugno, Paese Alto in festa, insomma cura del comitato quartiere Alto, ci sarà e insieme al centro studi ci sarà insomma un percorso intorno al quartiere Alto. Ci sono dei volantini che già vi hanno consegnato, già Francesca vi ha consegnato, e quindi il 2 giugno è vicino, partecipiamo a questo evento. Domenica 3 giugno, giornata nazionale dello sport in Piazza Adriatico a cura del CONI. Il 9 e il 10 giugno iniziano dei tornei interregionali di beach soccer, beach tennis e beach volley al Drago Verde. Ci saranno una serie di appuntamenti che troviamo qui in calendario. Da martedì 12 giugno, per chi è amante dello yoga, ci sono una serie, circa 7-8 appuntamenti in tutta l'estate, sul pontile alle 7 del mattino, in maniera totalmente gratuita. Si può fare yoga e una cosa che si chiama didgeridoo, che è una specie di strumento che fa rilassare. Quindi per gli amanti dello yoga, gratuitamente potete andare sul pontile a godervi l'alba e il rilassamento che lo yoga procura. Giovedì 14 giugno l'associazione Orizzonte presenta una rassegna di teatro e solidarietà. Si farà dentro il chiostro del Mumi per 9 giornate. Ci sarà un piccolo prezzo da pagare, circa 5 euro, che naturalmente andranno in beneficenza, e presenteranno una serie di spettacoli dialettali, quindi dobbiamo sostenerli. Sabato 16 giugno, Open Air Fest, una festa dello sport. Avremo il group cycling con 200 bike nella piazza alle vostre spalle, avremo una riunione di box importante che si concluderà con una
con un incontro professionistico. Come ospite d'onore ci sarà Maurizio Stecca, il campione olimpico italiano. Poi venerdì 22 giugno una gara podistica Sole e Mare, cioè una gara podistica a cura di Sole e Mare, che prenderà la pista ciclopedonale di Viale Alcione. 23 giugno la notte di San Giovanni, che ormai è una tradizione per l'estate francavillese. Il 24 giugno testeremo per la prima volta la piazza più grande con il concerto di Noemi, alle 21 tutti quanti in piazza. Poi arti marziali sotto le stelle, mercoledì 27 giugno a cura dell'associazione Orizzonte. Festeggiamenti in onore della Madonna del Perpetuo Soccorso il 30 giugno, la passeggiata ottocentesca delle francavillanesi domenica 1 luglio, lunedì 2 luglio ore 21 la rassegna estiva di cinema all'aperto, perché oltre ad avremo il cinema naturalmente, come ha detto il sindaco qui al Teatro Sirena, ma ci sarà anche una rassegna di Alphaville che presenta tutte le estati e anche quest'estate con il cinema all'aperto. Allora Andrea, chiaramente verranno ampiamente diffusi questi volantini, programmi delle manifestazioni estive su tutto il territorio. Questa è una prima stampa alla quale poi, laddove si subentreranno modifiche, le aggiorneremo. Io vorrei che ti soffermassi a questo punto sui grandi nomi, ferme restando poi l'importanza delle associazioni alle quali più tardi daremo anche un riconoscimento, sui grandi nomi dell'estate, su quelli che saranno, oltre a Noemi che hai già annunciato, gli altri grandi nomi di questa nostra stagione. Sì, appunto, con Filosofia al Mare dal 5 all'8 luglio ci saranno filosofi di fama internazionale che in Piazza Sirena, curati appunto dal professor Carlo Tatasciore, parleranno di filosofia. E poi abbiamo Armonia al Chiostro, il premio Michetti che inaugurerà il 14 luglio, la manifestazione che ormai si trova già al quarto anno in Piazza Sant'Alfonso e Piazza Adriatico, Rosso ma non troppo, dove la star in questa manifestazione sarà il pomodoro a pera francavillese, e quindi un ringraziamento anche a Terra Amica per promuoverlo in maniera importante. Si passa poi al 20, 21 e 22 luglio con Foro in Festa, che quest'anno è cresciuta la manifestazione, ha fatto le cose in grande e ci presenta due importantissimi cantanti del panorama nazionale, e cioè il 20 luglio Michele Zarrillo e il 22 luglio Giusy Ferreri. Andiamo avanti fino al Blue Bar, che quest'anno inizierà un po' prima per varie esigenze, l'abbiamo anticipato, e inizierà il 28 luglio fino al 1 agosto, quindi sarà in contemporanea, cioè le feste di Sant'Alfonso le vivremo insieme al Blue Bar e avremo un programma di tutto rispetto. Il 28 luglio iniziamo con Shel Shapiro e Maurizio Vandelli insieme all'orchestra del maestro Quadrini. 29 luglio Willie Nile e Piero Pelù, 30 luglio gli Stadio, 31 luglio Nada e Gino Paoli e il 1 agosto i Blues Brothers, la band originale che ci farà vivere le musiche del film. Naturalmente la formula Blue Bar prevede dei biglietti, è possibile acquistarli sia nel foyer di Palazzo Sirena, già sono in vendita, e da oggi anche sul sito www.bluebar.org. Poi questo nuovo contenitore che è il Francavilla Rock and Love, il 4 agosto qui in piazza avremo il concerto delle Vibrazioni. 5 agosto la Montemare, la camminata sportiva che dal Blockhouse arriva fino alla nostra spiaggia. Poi tutti i dettagli ci sono scritti, quindi per chiunque è appassionato e si vuole iscrivere può farlo.
8 agosto Guitar Festival, 10 agosto il grande concerto di Gianna Nannini. Anche qui i biglietti sono acquistabili su Ticket One e sul circuito Ciao Ticket. 11 e 12 luglio sarà una grande edizione del Carnevale d'Abruzzo, agosto. Quindi due giorni ad agosto, quindi abbiamo inserito questa manifestazione nel pieno di agosto perché ci crediamo e puntiamo a una quantità di presenze importanti. 14 agosto la notte dello sbarazzo dei commercianti di Francavilla Centrale, 14 e 15 agosto Macondo Festival, che poi approfondirà. Fermati, okay. Gliene faccio parlare subito al consigliere comunale Cristina Rapino, perché questa è una manifestazione che lei conosce e che ha preparato molto bene, quindi ti interrompo per qualche secondo. Cristina. Sarò molto breve considerando che ho l'arduo compito di intervenire per ultima a questa splendida presentazione dell'estate. Sembrerebbe che abbiamo già detto tutto. Il Macondo Festival è giunto quest'anno alla seconda edizione e verrà arricchito con delle collaborazioni, nel senso che abbiamo coinvolto il Comitato di Paese Quartiere Alto, che ci aiuterà a aggiungere alla manifestazione che diciamo vi accoglierà con tante sfaccettature dell'arte di strada, anche un piccolo percorso culturale in cui i visitatori saranno guidati attraverso le bellezze del Paese Alto, quindi del cuore pulsante di San Franco. Si svolgerà il 14 e il 15 agosto e insieme a me, anzi in realtà più sua, diciamo, la direzione artistica è affidata a Giuseppe Di Cesare, che conoscete meglio come Peppe Millanta. Quindi vi invitiamo, insomma, a scoprire le bellezze del quartiere alto e a venire a visitare San Franco vista in un'altra luce. Io volevo ringraziare le associazioni, invitandovi, diciamo, non soltanto a partecipare alla manifestazione come visitatori, ma come partecipanti, diciamo, attivi, nel senso che dedicano veramente tanto tempo affinché ci siano ulteriori attività, ma non soltanto nell'estate, che diciamo è il periodo forse più visibile, ma durante tutto l'anno. A proposito di questo, vi invito domani mattina dalle 10 alle 13 saranno presenti tutte le associazioni del territorio, ma anche quelle limitrofe con cui hanno il piacere di collaborare durante tutto l'anno. Si presenteranno e presenteranno a tutti quanti, a chi avrà il piacere, insomma, di volersi avvicinare al mondo dell'associazionismo, tutte le loro attività, e per questo, insomma, vi ringraziamo. E saranno qui in Piazza Sirena. Esatto. Sempre relativamente alla giornata di domani, ne approfitto per ricordare un altro appuntamento, che è quello con Bimbi in Bici. Sì. Che partirà alle 9 da Piazza Adriatico a cura dell'assessorato all'ambiente che fa capo all'assessore Marinelli, Williams Marinelli. Io volevo ricordare, dimmi, che c'è anche un ulteriore appuntamento, se non erro, domani, è quella della condotta, sì, di Slow Food, sì, di Francavilla, sì, al Mare. Il picnic. Che sì, hanno recuperato, diciamo, la data che è saltata per il cattivo tempo e saranno domani lungo il lungomare Francesco Paolo Tosti, con uno splendido picnic per farvi degustare tutti i prodotti tipici di Francavilla. Quindi ce n'è domani per tutte le zone di Francavilla, nord, centro, piste ciclopedonali, sud e tutto. Riderei la parola a questo punto ad Andrea, perché ci trovavamo alle feste di San Franco, sì, e quindi appunto quasi più finito, caldo, eh? Dell'estate. Allora, appunto, arriviamo al 17, dal 15 al 18, quindi festeggiamenti in onore di San Franco. Il 17 agosto il concertone con Nina Zilli, il 18 i grandi fuochi a mare, 19 ci spostiamo a Piazza Mediterraneo, domenica 19 la notte della pizzica, per poi concludere con il premio culturale Mumi e una novità che ci sarà a fine settembre, che aprirà la stagione 2018-2019, il Francavilla Adriatic Film Festival, cioè un festival di cortometraggi internazionali, un premio di cortometraggi, perché avendo questo palazzo non potevamo permetterci di non avere un premio. Penso di aver detto tutto. Ecco, quest'anno il libretto contiene anche, ecco, delle informazioni di servizio, quindi campagna di informazione del corretto uso dei rifiuti, i numeri utili, insomma, cerchiamo di farlo diventare un oggetto da portare sempre con sé.
Ecco, naturalmente qui potrete trovare appunto la campagna di comunicazione di Cosvega, perché dovete dire, oltre a voi, oltre ai cittadini di Francavilla, che sono bravissimi perché abbiamo un alto livello di percentuale di raccolta differenziata nella città, ai vostri amici che vengono a trovarvi, ai turisti, di effettuare un corretto conferimento dei rifiuti, e qui c'è scritto come fare, ci sono i numeri del taxi sociale, di tutte le iniziative a sostegno delle fasce più deboli, c'è, come abbiamo detto, l'elenco di alcuni degli eventi dei comuni a noi vicini: Miglianico con i festeggiamenti patronali in onore di San Pantaleone e le Contrade del Piacere, il premio Rocky Marciano di Ripateatina dal 14 al 21 luglio, Tollo con i nuovi baccanali e la festa della Madonna dei Turchi, Rocca Montepiano con la notte di San Giovanni, festeggiamenti in onore di San Rocco, e Crecchio con la sagra di cena con i bizantini, che è una rievocazione storica molto bella. Infine il Festival dei Giovani, che è a cura dell'Unione dei Comuni della Vallata del Foro. Speriamo di non dimenticare nessuno, ma come ha detto il sindaco, insomma, siamo a disposizione a lasciare uno spazio per chi non avessimo citato. Un'ultima cosa, Andrea, rispetto alla questione della sponsorizzazione dell'estate, perché quest'anno anche alcuni amici, l'hai detto? Sì, sì. Ah, molto bene, quindi mi ero distratta, ti chiedo perdono. No, possiamo citare invece un bel progetto che l'associazione Francavilla Hotels ha sperimentato l'anno scorso e che quest'anno ripropone con il nostro apporto, cioè quello delle escursioni nel territorio. Il progetto consiste in questo: ci sarà un autobus che insieme a con una guida specializzata, che farà il giro degli hotel e prenderà gli ospiti degli hotel. Ci sarà la possibilità anche per gli altri turisti di avere una fermata qui di fronte al Palazzo Sirena, per poi andare a conoscere da Francavilla il territorio. Benissimo, ci avviamo a concludere, mentre invito a prepararsi il gruppo di Graziano Zuccarino, che suonerà nuovamente in chiusura per questa conferenza di questa mattina. Il sindaco voleva salutare? Un semplice saluto e un ennesimo ringraziamento ai presidenti di tutte le associazioni, da Maurizio Rapino del Blue Bar, Nicola De Francesco del Carnevale, che cito per tutti perché se no non finiamo più, ecco. Abbiamo detto prima, l'elenco è infinito, penso che dobbiamo continuare così, perché la strada intrapresa è quella giusta, quindi aspettiamo di godere dell'estate 2018 di Francavilla al Mare. Io ne approfitto per salutarvi, per salutare nuovamente in chiusura i telespettatori di Rete 8 che ci seguono in diretta, anche quelli di Visit Francavilla che ci seguono in diretta Facebook, immagino. Ciao Andrea, auguro a tutti una splendida estate, grazie e buona domenica a tutti.